Io oggi ho già puntato 10 euro che la postazione cade giù a pezzi. Salve gente, benvenuti in questo nuovo video di News Tech. Ho già programmati altri 3 episodi oltre questo entro il 5 marzo. Mi voglio tornare a concentrare sulla tecnologia. 2-3 video fa, quanti erano? 4 video fa vi ho detto regà, vi voglio portare me, ma molta parte di me è una cosa che mi piace portare su questo canale, è proprio News Tech. E quindi nulla, oggi partiamo veramente con News Tech. Quindi intro. No, aspetta, ma io non ho una intro per News Tech. La prossima volta avrete anche una intro per News Tech. Quindi 8 marzo dovremmo avere questo evento Apple che dovrebbe essere annunciato martedì primo, ok? Cosa vedremo in questo evento? Oggi vi parlo dei prodotti più plausibili. Nel prossimo episodio che esce sabato 26 febbraio uscirà un altro episodio dove parleremo di 2022 e non solo. Vi dico solo una cosa, parleremo degli Apple Glass. Paratemi. Ma comunque, ora parleremo di 4 prodotti che io dico. Se c'è l'evento, cioè, ci sono. Alcuni più, alcuni meno. I primi due ne sono praticamente convinto, ma non ci sarà, impossibile, ci sono solo due prodotti a un evento, quindi io ne ho altri due oggi di cui parlarvi, che sono secondo me le mie puntate, appunto, su di loro. Ma partiamo subito, vi ho già rotto le palle. Il successore del mio bambino, il mio MacBook Pro 13 M1 diventerà un 14, diventerà un M2. Ma come sarà? Io ho detto, ok, potrebbe magari, ok, un annetto, cos'è, 2023, magari me lo prendo, cioè, così. Ci sta, mi piace comunque il 3, non ho bisogno di tante cose, quindi ci sta. Ma poi ho visto, mi dico subito che dovrebbe rincarare di 300 euro, perché? Da M1 passiamo a M2, vi ho già fatto un video sull'M2 verso novembre, non so successo tante cose, ne faccio un piccolo riepilogo visto che gli iscritti sono triplicati. Comunque dovrebbe essere molto simile all'M2 perché dovrebbe essere comunque peggiore di un M1 Pro, quindi sempre 8 a 16 GB di RAM, spazi interni sempre quelli, penso 8 core di CPU non passeranno. La registrazione aveva deciso di andare a fare in culo. Passa anche 10 core perché comunque deve essere meno potente di un M1 Pro. Più potente di un M1, ma meno potente di un M1 Pro. Cambierà poco, quindi anche il processore sarà molto simile. Poi ci metteranno sempre vaccate dietro le cose. C'è il Neural Engine di 25esima generazione. Avevo il Neural Engine di 25esima generazione che rivoluziona il processore per la 25esima volta in 3 anni. A livello di design, cosa cambia? Tutto. Io adoro questo prodotto, per carità. Ma io, una persona a quel punto, aggiunge qualche centinaia di euro e si prende un MacBook Pro, uno Pro da 14. Lo capisco benissimo. Oppure magari risparmio un po'. No, non sul MacBook Air non ci va. Non penso uno vada sul MacBook Air. Ma sul MacBook Air, del MacBook Air ne parleremo in un altro episodio. Che non sa neanche, non sa che sarà più. Ragioniamo insieme un po' l'episodio domenicale, però i video della domenica vanno male, quindi non li faccio. Quindi questo design dovrebbe prendere molto quello del 14 pollici, non si sa se avrà il notch o no, spero di no, perché il notch da quello che era più per i prodotti Pro, mentre questo cito altra gente, e che prima il MacBook Pro era un MacBook Air potenziato nell'era Intel. Ora dovrebbe essere un MacBook Pro un po' depotenziato, che comunque si chiama Pro. Quindi boh, non ha mini LED, non ha ProMotion. Dovrebbe comunque mantenere la Type-C, aggiungere magari un MagSafe e una porta e una scheda SD, ma poi basta. È un prodotto molto controverso. Cioè, la touch bar se ne dovrebbe andare? Peccato, a me piace la touch bar, non l'ho mai negato. E boh, io ho dei dubbi su questo prodotto, sinceramente, io non so, però l'idea di base mi piace. Impazzisco. Poi passiamo avanti. Lui è la certezza che mi fa incazzare. iPhone SE 3. A gennaio dovevo fare un video che non era uscito, in cui dicevo, ok, per questo iPhone ci sono 3 possibilità. Ora sta il solito 4.7 pollici noioso con A15 Bionic. Quindi questo solito 4.7 pollici 5G A15 Bionic.
un display LCD 4.7 pollici con il tasto home e una sola fotocamera nel 2022 Apple me lo vende a 500 euro con i 64 giga, e se voglio ancora di più io devo pagare 550 euro per un prodotto del genere. Affidabile software quanto vuoi, ti durerà 25 anni, ma che cazzo. Quindi questo iPhone SE io ho detto vabbè, magari prendo l'estetica dell'XR, fanno il foro perché non vogliono mettere il notch, perché non ha il Face ID, magari il Touch ID lo mettono sul tasto di sblocco. Non è che ora vi dico, non è confermato perché non sono uscite cose, perché sono uscite le cose che confermano ciò, cioè, perché sono uscite le cover su Amazon cinese, cioè. Ma passiamo al prossimo prodotto, iPad Air di quinta generazione. Quindi questo nuovo iPad Air, cosa cambia? Un anno fa quando uscì l'iMac si diceva, ora quando esce l'iPad Air fanno tutti i fighi, mettono anche lì le cornici bianche, prendono i colori dell'iMac, fanno tutte queste cose qua, migliorano la fotocamera, fanno tutte queste cosette. A ripensarci oggi dico, ma dove andare? Secondo voi la fanno l'iPad con le cornici bianche? Ora che l'iPad base c'è ancora il tasto home. Oh dai, su. Pensiamoci bene. Questo video dovevo uscire dopo il video sulle nomenclature degli iPad, quindi anche su quello arriverà un video, forse dopo quello di Mac, non lo so, forse prima, forse dopo, vabbè. Però secondo me, come dice anche il caro Giulio Brotini, ho un po' modificato la sua, per me l'iPad Air dovrebbe diventare il vero iPad, con l'iPad Air, l'iPad Mini in due dimensioni diverse, e l'iPad base, quello che era l'iPad base, si dovrebbe chiamare iPad SE. E da lì avrebbe senso questo lavoro di nomenclature, però sappiamo che è una cosa che Apple farà, non lo so. Ma ora, un iPad Air, che alla fine è un downgrade del Pro, un po' come il MacBook Pro di cui parlavamo prima, non penso Apple faccia un passo così importante, così fuori dagli schemi, non ce l'aspettavo neanche per l'iMac. Però un Mac, Apple sui Mac è già stata sempre... è stata più sperimentale. L'abbiamo capito con il notch, con il nuovo MacBook Pro, che io lo dico da una vita, sono dei prodotti controversi, fantastici. L'ho provato in Apple Store per mezz'ora con dei video 8K su Final Cut, non si bugga un M1 Pro, neanche un M1. Ma sull'iPad, prodotto della massa, non ne sono convintissimo. Mi dispiace, ma non mi convince. Vi dico, me la vedi improbabile, ma poi cosa ci metti su questo iPad? Una 15 a metà del suo corso, che alla fine il vero iPad, secondo me l'iPad Air è il vero iPad da top di gamma, l'iPad Pro è una categoria a parte. Quindi sull'iPad top di gamma, è un po' come paragonabile all'iPhone 13, tipo l'iPhone 13 è il vero top di gamma, l'iPhone 13 Pro sono una cosa, esatto, l'iPad Air è il top di gamma Apple. Io c'ho in... che processore ci metti? Una 15 a metà del suo corso, dopo che la 14 è uscito prima su quello e poi sugli iPhone? No, ma visto che non sono ancora usciti i nuovi iPad Pro, non ci puoi neanche mettere un M2. Ma neanche un M1. Un M1 depotenziato? A quel punto ci metti la 15. Creare un nuovo processore per un iPad Air? A quel punto io vi dico a 15. Ma si meriterebbe di più. Cosa fai per una 16? Ma dai, su. Però non si sono mai visti. Nelle varie presentazioni Apple non ha mai presentato un solo prodotto con un processore. Quindi con il MacBook Pro M2. Cosa ci presenti? Questo iPad Air? Ci sta? Oppure ci condividiamo al prossimo prodotto, perché su questo iPad Air alla fine io ci metterei un grandissimo punto interrogativo, perché questo video è un punto interrogativo, perché io non so che cazzo vuole fare Apple. Se annuncio un evento, io vi giuro faccio un video dedicato ad ogni prodotto che si teorizza quel mercato. Un video su ogni prodotto. Vabbè, passiamo a quest'ultimo prodotto. Il Mac Mini. Vuoi renderlo come un iMac? Un policarbonato in alluminio colorato, non lo so. Vuoi renderlo un po' come quando erano i primi tempi di Intel?
Oh, e ci metti anche lì un M2? Senza aver ancora fatto il Mac Mini professionale, come c'è sempre stato, che per ora è ancora Intel con un M1 Pro e un M1 Max, sei un po' disconnessa. Però farle uscire tre prodotti con tre processori differenti, no, ovviamente se metto anche qualcosa, se metto un M1 su un iPad Air, 24 processori differenti, metti in un solo evento, fai scoppiare la testa a uno spettatore. C'è gente che sta roba lo fa per lavoro. Apple, vuoi far impazzire tutti gli analisti tech di YouTube? Lasciate like per queste mie crisi, perché ne stanno arrivando altre. Io soffro, magari arriva quello col processore diverso, ma io che cazzo ne so. Spero, cioè, non c'è un prossimo evento così faccio un video di 20 minuti per ogni prodotto e mi diverto. E dico, Apple, lascia like!